Mattino 5, Becchi ringrazia per i messaggi ricevuti, la Panicucci taglia corto. Durante la puntata di Mattino 5 Francesco Becchi ha voluto ringraziare il pubblico per il sostegno ricevuto. Federica Panicucci in imbarazzo. Qualche giorno fa Federica Panicucci si è trovata nel centro di una bufera mediatica. Giovedì sera Striscia la Notizia ha trasmesso dei video fuori onda di Mattino 5 nei quali si sentiva la conduttrice inveire e insultare il suo collega Francesco Becchi perché colpevole di andare oltre i tempi imposti dalla regia. Questa vicenda aveva scatenato un'ondata di indignazione, la quale aveva portato la stessa Panicucci il giorno seguente a scusarsi pubblicamente e umilmente col suo collega per le parole infelici utilizzate. Becchi aveva accettato le scuse, confessando tuttavia di esserci rimasto molto male perché non si aspettava che la donna si rivolgesse a lui in quel modo. Il programma di Antonio Ricci è poi ritornato sulla vicenda inviando Staffelli a consegnare un tapiro alla conduttrice per via del suo comportamento. Non è passata inosservata la triste frase «Vedrai quando a settembre resterai a casa» rivolta a Francesco, che Valerio le ha fatto notare. Mattino 5, le polemiche nate sul web. La questione ha dato molto da parlare sia al web, che al pubblico da casa e durante il weekend parecchi sono i messaggi di sostegno, che sono arrivati all'uomo. Le persone sono rimaste sorprese dalle parole della Panicucci, giudicata dai più come una donna calma e gentile, che non ci si aspettava potesse reagire in una maniera così irrispettosa. Per questi motivi gli utenti hanno voluto dare supporto al conduttore e questo calore non è stato sottovalutato. Francesco Becchi ringrazia, Federica Panicucci imbarazzata. Nella puntata di lunedì Becchi ha infatti da subito espresso la voglia di ringraziare tutti quanti per l'affetto mostrato, ribadendo di essere stato molto contento. Federica è rimasta spiazzata e anche un po' imbarazzata, tanto da scusarsi nuovamente per quanto detto, come sai mi sono scusata più volte con te più di così sono mortificata. La tensione è stata palpabile e la conduttrice ha cercato di togliersi di impaccio tagliando corto e focalizzandosi sui servizi, che avrebbero dovuto mandare di lì a poco. I telespettatori hanno notato un clima non troppo sereno e si sono chiesti se tra i due le cose si fossero davvero risolte. Come andrà a finire? Metteranno da parte quanto accaduto oppure ci saranno delle conseguenze? La domanda che i più si pongono però è se Francesco Becchi sarà confermato a settembre o meno, stando alla intimidazione fatta dalla conduttrice. Non ci resta che aspettare e vedere cosa accadrà.